Ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Sono circa le 9 di mattina, siamo in Italia, nella nostra casa, rimarremo qua per circa un altro mesetto e oggi vi porto con me nel mio full day of eating. Quindi oggi, con tanto di effetti speciali, col ventilatore che mi sposta i capelli, vi mostro la mia giornata, diciamo, alimentare, dato che ho iniziato una nuova programmazione, sempre ovviamente essendo in off season, quindi lontanissima ancora dalle gare, diciamo che le calorie sono sempre belle alte, anche se dopo una settimanetta di vacanza sono scese leggermente. Anche perché in vacanza diciamo che avevamo abbondantemente sforato le 2000 calorie, quindi adesso sarò circa sulle 1800, considerando anche uno sgarretto settimanale, e vi faccio vedere la mia giornata tipo. Primo pasto della giornata, il mio amato pancake. Ultimamente lo stavo facendo molto basso, però stamattina ho detto facciamolo più carino, visto che facciamo anche il video, e quindi faccio un pancake più alto, più ciccione, tipo a torta. Considerando che in questi giorni mi era mancato tantissimo, perché siamo stati circa una settimana in vacanza in Costiera Amalfitana e la mattina cercavo di fare colazione abbastanza leggera, senza mettere magari troppi carboidrati e grassi, perché appunto mangiavamo già parecchio durante il giorno. Quindi mettiamo semplicemente albume, avena e poi io ci metto un pochino di idrolitina, che chi ci segue lo sa, sono queste bustine qua che servono appunto per far gonfiare un po' il pancake. Ci mettiamo una goccia d'acqua, aspettiamo che faccia un po' di reazione e poi lo mescolo. Comunque nel frattempo ne approfitto per farvi vedere la mia avena preferita, che è questa qua a gusto brownie. Vi ricordo che su Yamamoto ci sono sempre un sacco di sconti attivi che potete accumulare, diciamo, al nostro codice influencer che è Gianire e che vi scriviamo qua sotto. Se volete supportarci potete acquistare sul sito Yamamoto col nostro codice. Ciccio pancake pronto, ve lo faccio vedere perché merita. Bello alto, bello morbido. E di mattina lo vado a farcire semplicemente con un bel cucchiaino di questa crema qua, che è una tra le mie preferite in assoluto, ragazzi. Questa sa di cioccolata, cioè sa di Nutella praticamente. C'ho un cucchiaino bello abbondante, diciamo. Il mio pasto preferito della giornata. Dopo l'ultimo full day of eating, se ve lo siete persi, ve lo lascio qua. Ho detto basta ai porridge perché ho già fatto anche troppo danno, quindi sono passata ai pancake. Ragazzi, secondo pasto della giornata. In realtà avrei dovuto fare uno spuntino tra la colazione e il pranzo, ma essendo passate poche ore preferisco farlo oggi pomeriggio nel caso post workout. Quindi sto preparando sia il pranzo sia la cena, perché vado a mangiare le stesse identiche cose. Ho il pollo sulla piastra a cuocere, io già lo tagliuzzo perché almeno si cuoce bene anche dentro e tutto. Riso in microonde sia per oggi sia per stasera e pomodorini in friggitrice ad aria, che se non li avete mai provati sono buonissimi.
Quindi adesso finisco di preparare il secondo pasto della giornata. Questa mattina, tra la colazione e il pranzo, mi sono messa a fare tutti i vari programmi per le ragazze che seguo online, e ne approfitto anche per ricordarvi che il nostro servizio di coaching online è sempre attivo. Quindi se volete iniziare una trasformazione anche voi a livello fisico, potete contattarci nel link che trovate qua sotto in descrizione e chiederci tutte quante le info in privato. Adesso finisco di preparare e poi vediamo il piatto composto insieme. Ciao Ronny! Come stai, Ronny? Stai cercando i bricioli per terra? Mentre mamma cucina? Pranzetto pronto, come vi avevo detto abbiamo riso, pollo, pomodorini fatti in friggitrice, ci vado a mettere ovviamente olio e poi questo qua che è il mio insaporitore preferito, che c'è sale e varie spezie tipo salvia, aglio, rosmarino eccetera, ed è buonissimo. In questo periodo ovviamente non peso il sale, ma anzi sto abbastanza abbondante, perché comunque adesso fa anche molto caldo, si suda parecchio e quindi anche per evitare i cali di pressione ne metto abbastanza. Bevo anche molto ovviamente per compensare, però non lo sto pesando, ecco. Quindi adesso andiamo a mescolare tutto e poi si fa la pappa. Oggi ovviamente vi mostro il mio full day of eating, ma se volete vedere anche un video di allenamento, mi raccomando lasciatelo scritto qua sotto nei commenti, così magari la prossima volta vado a filmare quello là. Attualmente sto facendo 5 allenamenti, quasi tutti concentrati sulla parte inferiore e uno, diciamo, dove vado a fare anche la parte superiore. Questo per il semplice fatto che comunque l'idea di gareggiare il prossimo anno c'è. Quindi anche per rientrare nel canone, essendo già abbastanza voluminosa, o almeno secondo il mio coach, nella parte superiore, adesso facciamo un periodo, diciamo, dove andiamo a lavorare più sui dettagli della parte inferiore, lasciando un po' riposare appunto l'upper body. Quindi se volete un video di allenamento, mi raccomando, lasciatelo scritto qua sotto. Allora ragazzi, stesso posto di sempre, terzo pasto della giornata. Oggi diciamo che sono andata un po' contro le mie abitudini. Di solito, come vi dicevo, faccio uno spuntino a metà mattina, ma ho fatto il pranzo vicino alla colazione, quindi l'ho saltato e in realtà adesso lo sto recuperando con lo spuntino di metà pomeriggio. Essendo spuntini non sono super abbondanti, dato che adesso fra un'oretta circa vado in palestra, preferisco farmi uno spuntino più abbondante ora, anche perché devo fare le gambe e quindi devo avere le energie. Ho lavorato fino adesso sempre per programmi eccetera da preparare alle mie ragazze, quindi non sono riuscita ad andare in palestra prima. Solitamente ci vado la mattina e oggi invece andrò nel tardo pomeriggio. Quindi qui abbiamo sotto la base con crema di riso e proteine in polvere. Io utilizzo o le Yuzu Fuji o le Hydro Rasan, gusto sempre cioccolato, insomma cioccolatosi. Yogurt greco, kiwi e burro di mandorle. Questo, anche questo qua di Yamamoto 100%, buonissimo. E che la merendina sia. Appena rientrata a casa dalla palestra, adesso la mia cena post workout. Come vi ho detto, di solito mi alleno in momenti diversi della giornata, quindi solitamente mi tengo uno spuntino da fare prima, uno da fare dopo e poi faccio la cena. Oggi, siccome è andata un po' così, ho unito i due spuntini come avete visto e quindi post workout mangio la cena e poi ho un altro piccolo pasto pre-nanna. Considerate che comunque io riesco, diciamo, a allenarmi, a mangiare e subito dopo anche a allenarmi. Ovviamente il tempo di digestione dovete valutarlo voi. Io non ho problemi a mangiare ed allenarmi, c'è alcuni magari che devono aspettare un'ora, due ore, c'è chi deve essere più a stomaco vuoto, quindi questo, diciamo, va valutato un po' in base a come vi sentite voi. Idem per il numero dei pasti. Ovviamente voi vedete che io faccio circa 5-6 pasti al giorno, ma non è che la regola è fare 5-6 pasti al giorno, semplicemente io per il mio stile di vita e la mia routine mi trovo bene così,
voi diciamo che dovete trovare il numero di pasti tali da non stressarvi eccessivamente e rendere il vostro stile di vita perfetto, insomma, in base a quanti pasti decidete di fare. Ecco, non è che se non riuscite a fare 6 pasti allora non migliorate, se ne fate 6 migliorate. Il tutto diciamo che deve essere sostenibile, quindi la cosa più importante è quella. Quindi in base alla vostra routine adattate anche il numero dei pasti. Adesso è arrivato il momento, finalmente replico come oggi. L'unica cosa, ho aggiunto delle zucchine, sempre cotte in friggitrice aria, insieme ai pomodorini, riso, pollo, olio, sale con le spezie. E si fa la pappa. Finalmente, perché non vi dico la fame che ho praticamente. Oggi ho allenato femorali e glutei, faccio fatica pure a star seduta sulla sedia, quindi direi che è arrivato il momento di mangiare. Oltretutto in questo periodo questo è uno dei miei piatti preferiti. Questi pomodorini in friggitrice aria vengono troppo buoni. Comunque diciamo che in generale, a prescindere da la mia routine giornaliera, se cambia o non cambia, post workout cerco sempre di tenermi un pasto abbastanza abbondante con carboidrati e proteine, come appunto in questo caso. Ultimo pasto della giornata, sono circa le 11 di sera, io mi sono rimessa con la mia tenuta da casa, ovvero il mio pigiama, che è una mega magliettona di Gianmarco, ma io sto comodissima. Abbiamo yogurt greco, zero grassi, più un cucchiaino di crema 100% pistacchi. Questa, ragazzi, è una droga in barattolo, quindi se ancora non l'avete provata, provatela, perché è qualcosa di eccezionale. Stamattina per la fretta mi sono scordata di farvi vedere la mia integrazione del giorno. In realtà in questo periodo non sto utilizzando moltissime cose, ma semplicemente prendo multivitaminico a colazione e a cena, idem per la vitamina C, quindi una colazione e una a cena, e una per pasto di omega 3, quindi colazione, pranzo, cena. Mentre sempre per la colazione utilizzo il Super Green, che è un concentrato praticamente di vitamine, minerali, eccetera eccetera. E invece intra workout, per i workout, abbiamo glutammina, arginina e ovviamente pre-workout Flexosor. Pre-workout e la glutammina la vado a prendere anche post-workout. Quindi questa diciamo è la mia integrazione in questo periodo. Può sembrare tanto perché non è abituato diciamo a usare integratori, ma in realtà non è molto, ecco, anche perché ogni integratore ha una funzione completamente diversa. Quindi niente, adesso mi faccio il mio ultimo pasto della giornata e poi vado a letto, perché domani mi aspetta un'altra super giornata. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto. Se volete altri video di questo genere, mi raccomando, lasciatelo scritti qua sotto nei commenti. A breve arriveranno delle super super novità anche per il nostro canale YouTube, quindi mi raccomando, continuate a seguirci.